Allora ragazzi, bentrovati a tutti voi. Ultimo video di questo sabato piacevole per me, perché Lazio a parte, quando mi trovo in una località di mare, in questa località di mare che tanto amo, che è Terracina, e poi c'è il tempo, so strano, e poi c'è il tempo brutto, piove, nuvoloso, io lo adoro, mi rilasso da morire, quindi è assolutamente tutto bene, tutto bene. Scherzi a parte, partiamo con la nostra intro. Bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi. Vi ricordo che in descrizione ad ogni video trovate tutte le informazioni e i riferimenti a voi necessari per addentrarvi ancora di più in quello che è il mondo di Canale Forza Lazio. Fatta questa premessa, voglio andare ad affrontare in chiusura di questa giornata un argomento che, vi dico la verità, potrebbe anche riservarci qualche sorpresa. E secondo me la Lazio sta a fa pure la paracura in questa situazione. E vi spiego perché. Andiamo un attimino, chiaramente parliamo di Hack Pack Pro, ma non solo. Andiamo un attimino a ricostruire tutta la cosa. Verso i primi di giugno arrivano input alla Lazio secondo i quali l'Empoli, nella persona del suo allenatore Zanetti, vuole confermare Hack Pack Pro. Ragazzi, non dimentichiamo che Hack Pack Pro ha fatto un signor campionato nell'Empoli. Partito in sordina, poi è stato titolare inamovibile e uomo di fiducia di Zanetti. Poi arriva luglio, apre il mercato e stranamente l'Empoli fa arrivare notizia alla Lazio che non vuole riscattare Hack Pack Pro, semplicemente perché Hack Pack Pro lo voleva ancora in prestito con diritto di riscatto, la cosa che la Lazio ha rifiutato perché ha detto no, è anche il momento, insomma, che vi esponete e lo acquistate perché vogliamo un minimo monetizzare. Hack Pack Pro, ragazzi, il cui stipendio, scusatemi, è stato pagato in compartecipazione tra Lazio e Lecce. Scena bellissima, guardate, guarda che scena, guarda che scena. Scusate, uno che sta guidando la bicicletta nella pista ciclabile, con la mano fissa a vedere lo smartphone, non vede davanti, si è ritrovato in mezzo alla pista ciclabile completamente allagata e si è fracicato tutto. Vabbè, questo poi lasciamo perdere. Vabbè. Allora, quindi la Lazio ha pagato in compartecipazione lo stipendio di Hack Pack Pro. Ok, la Lazio ha preso questa notizia e da quel momento non si è fatto più niente. Adesso che la Lazio a livello di urgenza è impegnata solo in un tavolo e mezzo, perché poi l'altro mezzo tavolo di cui vi parlo, mi riferisco a Pellegrini, ne parliamo in un altro video. Ha detto va bene, non volete più Hack Pack Pro, arrivederci. Peccato, anche perché la Lazio aveva fatto importantissimi sondaggi per Fazzini dell'Empoli, giocatore che però il presidente della squadra toscana non vuole ancora cedere. Ma anche per Baldanzi aveva fatto qualche richiesta, aveva fatto qualche a primo approccio, timido approccio, non sto parlando di trattativa, lo dico subito. Mentre su Fazzini, vi dico la verità, la sera dopo l'ultima gara di campionato di Empoli, lì sì, vi dico la verità, c'è stato un approccio importante tra Corsi e Lotito proprio per parlare di Fazzini. Però poi è andata via così. Perché dico che la Lazio fa la paracula? Perché ieri è stato un susseguirsi di notizie a raffica su, appunto, Hack Pack Pro. Qualcuno di voi, durante un video, durante una live, ora non ricordo, mi chiese qualcosa riguardo Hack Pack Pro e io feci il nome di una squadra. Nome della squadra, me era stato detto direttamente dalla Francia, nome della squadra che è venuto fuori, ma che è ancora in sordina. Io vi dico che oggi, secondo me, non vi sto a dare una notizia di mercato, secondo me la Lazio è vicina
o meglio, ha ricevuto una importante offerta. Quando dico importante vuol dire, che ne so, faccio un esempio, ho pagato Hackpack Pro 5, me stanno free 2-3. Perché dico importante? Perché nell'ottica dell'ammortamento della spesa, negli anni tu riesci a recuperare appunto i soldi e non andare in minusvalenza. Sto facendo un esempio dei 5 milioni di euro, sappiamo Hackpack Pro, tutta la storia, Casa Salernitana e quant'altro. Concentriamoci su sta cosa. Il Tolosa stava lì. Poi però improvvisamente è successo qualcosa, tra l'altro ieri sera e ieri. Questo pure mi fa pensare che Lotito è aiutato da qualcuno a lavorare sul mercato, oltre chiaramente Fabiani, perché ci sono più piste aperte. Lotito è totalmente concentrato su Ricci, però c'è Fabiani che lavora sulle cessioni e per me c'è qualcun altro, Paratici, ve lo dico subito, che sta aiutando la Lazio esternamente, da collaboratore esterno. Allora, amici miei, la Lazio per me sta a fare la paracula. Sta giocando, ricordate per favore che ha fatto la Lazio al Verona per Cancellieri. Sta giocando sulla sponda del Verona. Perché nel momento in cui esce la notizia che il Verona è un passo da Hackpack Pro, poi magari ci andrà pure davvero, io sto facendo una mia costruzione, perché il mercato è anche questo, improvvisamente l'Empoli si ritorna prepotentemente dentro alla trattativa, perché Cristiano Zanetti che ha fatto, l'allenatore dell'Empoli, Akpa sa come gioco io, poi arriva pure all'ultima battuta di calciomercato, torno a giugno quando l'Empoli ha detto che non gli interessava più per far abbassare il prezzo della Lazio, no? Allora a quel punto però l'Empoli ha sentito vicina la perdita di Hackpack Pro ed è tornata prepotentemente a bussare alla porta della Lazio. E la Lazio, in maniera molto astuta e furba, gli ha detto: ah, mo ti interessa? Possiamo fare qualcosa? Vediamo un po', sempre tenendo conto degli ottimi rapporti che ci sono tra i presidenti, però ti ci metto dentro anche Cancellieri. Quindi, per me, io continuo a dire, poi magari ci prendo una toppa, ma non è un problema, il mercato è questo, non devo stare qua a vantarmi delle trattative azzeccate o a nascondermi quando faccio brutte figure. Secondo me il discorso è questo: il Verona sta aiutando la Lazio a fare sponda sull'Empoli. E che ci guadagna il Verona? Che ci guadagna? Il Verona ci ha già guadagnato. Il Verona, ragazzi, ci ha già guadagnato. Gli abbiamo preso Cancellieri l'anno scorso entro il 31 di giugno, entro il 30 giugno, per mettergli a posto il bilancio. Quindi il Verona ci ha già guadagnato. Partiamo a sto presupposto. Detto questo, sponda del Verona, l'Empoli che torna a farsi appunto sotto prepotentemente, la Lazio che gli ci mette dentro anche Cancellieri, magari nell'ottica non solo magari di pensare a portarlo subito alla Lazio, ma magari di prendere e lasciare parcheggiato lì Fazzini e prenderlo il prossimo anno. Attenti a questa chiave di lettura. Un Fazzini che secondo me invece è giovane, va fatto crescere, potrebbe essere utile anche subito alla Lazio. Cioè qualitativamente Fazzini, con tutto il bene che voglio a Kpa, è meglio. Qualitativamente Fazzini, con tutto il bene che voglio a Basic, ormai Basic è questo, capite dove voglio arrivare? Quindi occhio a questo gioco strategico che sta facendo la Lazio. Verona, sponda, Tolosa, Reale, ve lo confermo che è interessato in maniera importante ad Hackpa. E attenti, perché Hackpa vorrebbe tornare in Francia, tra l'altro. Questa è un'altra dinamica, un'altra variabile che potrebbe essere importante. L'Empoli che appunto sente di perdere il giocatore, si rifà subito sotto, e allora la Lazio non solo prende, ma raddoppia pure mettendoci dentro Cancellieri e provando a strappare appunto l'opzione per Fazzini. Attenzione a queste dinamiche di calcio mercato, perché può succedere. Ok? Ciao ragazzuoli, un abbraccio.